Prima di tutto un'informazione di servizio, ha segnato il Sant'Arcangelo 3-1 sulla Maceratese, ma noi parliamo invece di San Marino Romagna Centro, il modo per congedarsi da questo campionato per due formazioni che hanno raggiunto l'obiettivo, cioè San Marino ai playoff, Romagna Centro che invece non disputerà i playout già salvo, un San Marino che mette in campo tante riserve, tra cui lo vediamo proprio Stefanelli che ci prova con questa battuta, praticamente 11 riserve in campo per il San Marino e il colpo di testa di Stefanelli ancora a sfiorare il gol, ma il gol lo trova il Romagna Centro al 25esimo minuto con la punizione di Spadaro e la deviazione di Gregorio nella prima vera occasione costruita dai Cesenati, un'occasione dunque vincente per il Romagna Centro che non si ferma. Siamo al 33esimo, il cambio di fronte di Tonelli, l'imbeccata per Cenci. E questo ragazzo classe 1998 festeggia così il suo match con il gol del 2-0. Freddissimo il numero 7 a stoppare il pallone in una difesa però del San Marino troppo a maglie larghe. Dunque Romagna Centro che domina in casa di un San Marino praticamente esterefatto e che fallisce anche l'occasione di accorciare, ma qui Stefanelli era anche in fuorigioco. Andiamo al 41esimo, altra occasione, colpo di testa alto da parte di Gagliardi, dunque si rimane sul 2-0 per il Romagna Centro. Siamo con le immagini nella fine del primo tempo, dunque si va al riposo col doppio vantaggio ospite, un Romagna Centro che nel secondo tempo domina ancora la scena, l'imbeccata ancora di Cenci per Spadaro, tiro out il suo dalla parte opposta, sono entrati tutti i big, Olcese, Buonocunto e lo stesso Baldazzi, la conclusione di Carnesecchi, riprende il pallone e prova la battuta Olcese, c'è un mani giudicato falloso in area di rigore da parte di Maioli, calcio di rigore per il San Marino al 17esimo minuto, si può riaprire il match e si riapre perché Olcese non fallisce, si va così sull'1-2, San Marino che a questo punto crede nella possibilità di impattare ma lascia aperti dei varchi clamorosi, 4 contro 1, contropiedi sprecato però da Rizzitelli dopo l'imbucata di Tonelli. Andiamo al 22esimo, San Marino in attacco, c'è Baldazzi, entra in area di rigore, ancora le sue finte, ancora il cross, la respinta. Pallone ripreso per la conclusione che va solo a sfiorare il palo da parte di Lojodice, dunque sempre 1-2, ma il Romagna Centro ha un giocatore che ha dei colpi eccezionali come Tonelli, guardate cosa si inventa, un tiro sul secondo palo che accarezza la rete per il gol del 3-1 che chiude definitivamente i conti fra San Marino e Romagna Centro, troppo invitanti gli spazi concessi alla squadra di Roberto Rossi per non approfittarne, un San Marino che cerca di spendere gli ultimi spiccioli di speranza, il gran diagonale di Buonocunto salva però Bissi la propria porta, ancora il Romagna Centro, siamo al 38esimo, lo scarico per la conclusione questa volta è dentro da parte di Rizzitelli. Dunque a segno anche il figlio del grande Ruggero, il gol del 4-1 che mette il punto esclamativo nel match tra San Marino e Romagna Centro. Tocca soltanto il pallone ma non riesce a deviarlo il portiere Renzetti. Ultime occasioni per il San Marino per cercare almeno di rendere meno amaro il passivo. C'è la traversa di Olcese sul cross di Braccini. Non cambia più nulla. Il San Marino sapeva già qual era il suo destino. Andrà a giocare col Forlì. Il Romagna Centro vince 4-1.